Buonasera, grazie di essere intervenuti. Oggi affronteremo la questione del lavoro agile, così come è stato recepito dalla normativa italiana e così come verrà attuato al termine del periodo di crisi emergenziale legata alla pandemia Covid. E per quanto attiene le pubbliche amministrazioni, la proroga del periodo transitorio fino al 30 aprile, per quanto riguarda il settore privato, ad oggi l'attività semplificata avrà il termine del 28 febbraio. Successivamente a questo periodo, il lavoro agile dovrà essere adottato e applicato secondo la legge vigente, che è la legge 22 del maggio 2017, numero 81. E la legge del 22 maggio 2017, numero 81, al capo 2. Nella legge si definisce che cos'è il lavoro agile. Allora, diciamo, la legge è molto semplice rispetto ad altre leggi sul lavoro e diciamo, lascia pochi margini all'interpretazione. Ad oggi ci sono in atto dei tavoli tra le parti sociali e il governo per definire meglio alcuni aspetti, però che ancora non hanno variato la sostanza dell'impianto legislativo, che ha la ratio, quella sì, di rendere più competitive le imprese italiane e allo stesso tempo, quindi in via subordinata, quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A capo 2, nell'articolo 18, viene definito proprio il lavoro agile, quindi tutto ciò che riguarda il lavoro agile, che vi leggo velocemente e poi commentiamo. Allora, lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività lavorative. Innanzitutto, il lavoro agile viene dall'esperienza dello smart working, da non confondere con il telelavoro. E questa attività riguarda esclusivamente tutti i rapporti di lavoro subordinati. Quindi la legge affronta unicamente questo tipo di fattispecie. Quindi non riguarda i rapporti di lavoro autonomo, parasubordinato o altre forme. Questo viene fatto affinché questo tipo di lavoro può essere fatto senza specifici vincoli di orari e di luogo di lavoro. Quindi nell'accordo tra le parti si potrà stabilire l'articolazione dell'attività che può essere svolta presso il domicilio o altro luogo idoneo, che non sia però la sede lavorativa. La durata delle attività non devono stabilire fasce orarie fisse, ma comunque non devono superare il monte orario settimanale previsto dal contratto nazionale di lavoro. Il tipo di lavoro può essere organizzato per fasi, cicli e obiettivi, quindi il datore di lavoro può fissare gli obiettivi al lavoratore e la modalità agile prevede la possibilità di alternare la presenza al lavoro e presso un luogo idoneo scelto dal lavoratore. Questo luogo idoneo viene definito all'interno degli accordi sindacali e degli accordi tra le parti e può essere utilizzato solo quello. Quindi il lavoratore non è libero, come potrebbe essere un lavoratore autonomo, di scegliere di giorno in giorno dove svolgere questo tipo di attività o funzione, ma lo deve svolgere all'interno di un luogo e poi vedremo il perché. Perché poi nel capo 2, nel comma 2 della legge, si prevede la responsabilità del datore di lavoro in capo al datore di lavoro per quanto riguarda sicurezza, igiene e salute dei lavoratori. E la prestazione, allora, con la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento del lavoratore, che nell'accordo tra le parti, se il lavoratore è dotato di propria tecnologia, può utilizzare la propria tecnologia, sempre tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza informatica, che
e anche alla sicurezza propria. Diciamo, la tecnologia utilizzata, il computer, qualsiasi strumento per l'attività a distanza, chiaramente deve essere a norma e quindi non compromettere la salute del lavoratore. Oppure, in mancanza di questo tipo di possibilità, il datore di lavoro può fornire gli strumenti tecnologici al lavoratore. Allora, continuiamo. La prestazione viene eseguita in parte all'interno del locale aziendale, in parte senza una posizione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Allora, periodicamente possono essere stabiliti nei momenti in cui il lavoratore è presente in azienda. Questo per semplificare momenti di raccordo e di coordinamento delle attività. In alcuni casi, per alcune grandi aziende che abbiamo verificato in questo periodo, tipo l'Alitalia, si è stabilito che i momenti di coordinamento vengono comunque fatti a distanza. Il datore di lavoro può allestire dei luoghi idonei per lo smart working, che non hanno le caratteristiche tipiche di una sede lavorativa. E chiaramente nella normativa e nella prassi vengono esclusi quei luoghi particolarmente con alta percentuale di disturbo, che potrebbe essere anche un caffè letterario o all'aperto, sia perché questo tipo di attività in luogo non idoneo comporta dei rischi per la salute del lavoratore, e sia perché non esiste una copertura INAIL. Quindi nell'accordo tra le parti si stabilisce il luogo esatto dove si svolge il tipo di attività, il lavoratore viene dotto sui temi della sicurezza e a quel punto quel luogo è fissato dagli accordi. Facciamo un caso di specie: il lavoratore durante lo smart working ha l'esigenza di recarsi da un parente. Bene, in quel caso dovrà chiedere un permesso, anche se è nella condizione di poter svolgere l'attività presso un'altra sede, in teoria, perché ha, diciamo, la dotazione tecnologica, però non è nella sede prevista dall'accordo. Nel comma 2 si stabilisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Allora, il capo 1 è molto semplice, viene sottoscritto dalle parti. Un libero accordo tra le parti viene sottoscritto e firmato, e da qui parte l'esperienza dello smart working, che può essere a tempo determinato o a tempo determinato. Allo stesso tempo, per ovviare agli obblighi di sicurezza, ed è, diciamo, questo è il campo che ad oggi è stato più dettagliato nei casi di contenzioso nei confronti dell'INAIL, il datore di lavoro dovrà comunicare attraverso un documento il piano della sicurezza per il lavoro fatto in casa e quindi informare e formare il lavoratore su tutti i rischi relativi al lavoro in casa, rischi sia di natura fisica che anche legati al tipo di lavoro per le proprie per il proprio equilibrio psichico. Questo tipo di comunicazione viene fatta formalmente attraverso un documento che viene notificato sia il lavoratore che è responsabile della sicurezza dei lavoratori, quello eletto dai lavoratori. Per quanto riguarda poi la maternità, diciamo, è stato introdotto un articolo bis, il comma 3 riguarda le pubbliche amministrazioni, come dicevamo, quindi tutto ciò che riguarda lo smart working è esteso anche alle pubbliche amministrazioni, e poi è stato introdotto l'articolo 3 bis: i datori di lavoro e i privati che stipulano accordi per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alla richiesta di esecuzione di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 mesi successivi alla conclusione del periodo di maternità previsto all'articolo 8. Quindi c'è per le madri nel periodo successivo alla maternità la possibilità di avere una facilitazione nell'accesso di questo strumento. Il comma 4 prevede gli eventuali incentivi, che devono essere però forniti attraverso leggi o locali o nazionali. Di volta in volta l'azienda dovrà affrontare, cioè dovrà adottare gli strumenti che verranno messi a disposizione.
Costituzione. Gli adempimenti sono semplici. Gli adempimenti di cui al presente articolo si prevede senza nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione. Gli adempimenti sono una comunicazione che si fa al Ministero ed è allata a questa attività di informazione, l'accordo tra le parti, il documento relativo alla sicurezza igiene, luogo di lavoro e la privacy, che poi andremo a vedere più in dettaglio. Allora, le forme e il recesso del lavoro agile sono previste invece nell'articolo 19. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalla strumentazione tecnologica del lavoro. Chiaramente, avendo anche la responsabilità sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro, bisogna prevedere anche, diciamo, il diritto alla disconnessione, perché l'attività di lavoro agile non deve diventare un'attività continua per il lavoratore. L'accordo ha carattere probatorio, quindi non può essere fatto un accordo verbale. È necessario stipulare per iscritto. Una bozza di accordo per iscritto la troverete allegato a questa lezione. E dentro l'accordo bisogna disciplinare com'è la prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali, compresi i locali dove verranno svolti, e anche tutte le forme di direzione che ha il datore di lavoro, che non può essere il controllo della connessione, per esempio. Il datore di lavoro può intervenire in sede di verifica degli obiettivi raggiunti, oppure durante gli appuntamenti di confronto, o se il dipendente deve confrontarsi col cliente, con l'utente, eccetera, può verificare se durante quell'orario effettivamente sta svolgendo la funzione a favore dell'utente, come può farlo anche all'interno degli uffici in presenza, cioè entro i limiti diciamo delle verifiche che si possono nel lavoro ordinario. Con un'unica, diciamo, diversità che deve essere garantito al lavoratore, in base a come si organizza nell'arco della giornata il lavoro, per raggiungere gli obiettivi, la possibilità di disconnettersi. Non è fissato un orario nell'arco della giornata, a parte gli appuntamenti di confronto che sono previsti, o il momento in cui si svolge l'attività presso l'azienda, e quindi nell'arco della giornata il lavoratore si organizza come crede, purché sia in grado di raggiungere gli obiettivi. Nel comma 2 l'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. Quindi ci sono due possibilità. Si può stabilire un periodo in cui si lavora, in smart working, oppure stabilire che da adesso in poi il rapporto di lavoro si realizzerà esclusivamente a tempo indeterminato. Nell'ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Per le persone che non hanno, diciamo, disabilità. Nel caso dei lavoratori con disabilità bisogna dargli almeno 90 giorni di preavviso. Chiaramente perché devono garantire i tempi tecnici per riorganizzarsi. Quindi se un dipendente viene collocato di comune accordo in smart work a tempo determinato, il datore di lavoro potrà interrompere l'attività. Però con un preavviso di 30 giorni o viceversa, e il diversamente abile dovrà avere un preavviso di 90 giorni per dare il tempo per riorganizzare i tempi della vita a casa e i tempi della vita lavorativa. Al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione, in presenza di un giustificato motivo,
Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo indeterminato. Chiaramente c'è un giustificato motivo. D'accordo? Passiamo all'articolo 20. Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze. In capo all'azienda vi è l'obbligo di formare il lavoratore. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato in attuazione dei contratti collettivi. Al lavoratore impiegato in forma di lavoro agile, ai sensi del presente capo, può essere riconosciuto nell'ambito in modalità formale e non formale, la certificazione delle competenze. Che significa? Da una parte il lavoratore dovrà avere le medesime condizioni garantite nel lavoro in presenza. Allo stesso tempo, il datore di lavoro deve poter, con gli strumenti messi a disposizione, garantire al lavoratore una periodica certificazione delle competenze acquisite. Quindi, per quanto riguarda i trattamenti economici, non è previsto, diciamo, un incentivo al lavoratore o un onere al datore di lavoro particolare, ma allo stesso tempo al lavoratore bisognerà certificare le competenze acquisite. Andiamo a vedere il potere di controllo disciplinare. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, numero 300 e successive modificazioni. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Chiaramente, quanto è garantito al lavoratore in presenza deve essere garantito al lavoratore in distanza. Sicuramente, però, il lavoratore non potrà decidere in autonomia, se non nelle previsioni dell'accordo sottoscritto, il luogo dove poter esercitare l'attività agile. L'articolo 22 è quello che ad oggi ha, diciamo, realizzato il maggior numero di contenziosi e, diciamo, la maggiore normazione perché l'INAIL ha previsto tutta una serie di casistiche. Andiamo a vedere la sicurezza sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, una copia la troverete allegata alla presente lezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'interno dei locali aziendali. Quindi, una volta che il datore di lavoro fornisce al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori della sicurezza un documento completo e ben dettagliato sui rischi legati alla salute e alla sicurezza al lavoratore, il lavoratore dovrà coadiuvare il datore di lavoro nel rispetto di queste, si dovrà fare parte diligente nel rispetto di queste prescrizioni, anche nell'ipotesi dei spostamenti, perché se il lavoratore decide di svolgere l'attività di lavoraggio presso, ad esempio, un altro appartamento a loro disposizione o presso un coworking dove vuole, in comune accordo con il datore di lavoro, anche, diciamo, la fase di spostamento è all'interno degli accordi e anche della sicurezza. Chiaramente il datore di lavoro verrà spiegato come deve essere organizzato il posto di luogo dove lavora, l'illuminazione, la distanza dallo schermo, il tipo di prese da utilizzare, la reazione e via dicendo. Quindi poi questo documento troverete abbastanza dettagliato. Va da sé che
l'attività svolta in valore del lavoro agile è sottoposta all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. Quindi è sotto, diciamo, assicurazione INAIL. Neanche vi leggo il contenuto, perché quanto viene stabilito per l'attività in presenza viene stabilito nell'attività a distanza. Fermo restando che ci deve essere la comunicazione di legge, ci deve essere l'accordo sottoscritto dalle parti e il lavoratore deve essere stato informato e formato sulla sicurezza, e a questo punto c'è la copertura. Allora, com'è oggi lo scenario? Gli accordi tra le parti possono prendere in considerazione eventuali accordi quadro fatti a cura delle organizzazioni sindacali e datoriali, ma non sono vincolanti, perché è rilasciato tutto alla libertà di contrattazione tra le parti. Finché non c'è una modificazione di questa presente legge, il lavoro agile, siccome ha lo scopo di incentivare la competitività dell'azienda e conciliare i tempi di casa, lavoro e famiglia, chiaramente cerca di lasciare sempre più margine all'autonomia contrattuale tra le parti. Chiaramente, dopo questa esperienza di questo anno, legata all'emergenza, si sta verificando una vera e propria transizione digitale. E molte aziende, soprattutto quelle di grande dimensione, stanno approntando diciamo lo spostamento delle risorse umane subordinate su questo tipo di prestazione agile. Vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando alla prossima lezione e vi ricordo che allegata alla lezione troverete i documenti relativi agli adempimenti per il lavoro agile, che sono l'accordo tra le parti, la comunicazione INAIL e la comunicazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, la comunicazione obbligatoria e la presente legge. Grazie mille.